Un giorno da ricordare che è triste, ma allo stesso tempo ha una valenza simbolica enorme. Sono passati 31 anni dalla strage di Capaci, occasione in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Tra questi, Rocco Dicillo, cui è stata intitolata a Bari una strada nel quartiere Santa Rita. Una scritta emblematica che dice: per non dimenticare, è fondamentale, proprio in questa via, è stato il coinvolgimento delle scolaresche del territorio, assieme alle autorità cittadine, naturalmente, per sensibilizzare i più giovani sul tema della legalità, sull'importanza della lotta alla mafia. Insieme alle scolaresche del territorio, insieme alle associazioni e ai cittadini, ricordiamo la strage avvenuta 31 anni fa e lo facciamo tutti insieme per dire ancora una volta no alla mafia, no alla violenza, per trasmettere alle nuove generazioni un valore importante, quello appunto del fare memoria di chi si è speso per la comunità tutta. E sono momenti importanti non da tenere vivi nella memoria, ma da viverli quotidianamente nelle scuole. L'educazione alla legalità non è solo l'educazione al rispetto e alla lotta alla mafia, è il rispetto dei ruoli, educazione civica, educazione all'ambiente, educazione stradale poi, anche per il rispetto degli altri e del rispetto della vita. Sono pensieri fondamentali e bisogna portarli avanti nelle scuole. Questo è un messaggio importante, anche questi eventi, e ricordarli sui posti dove ci sono delle targhe che ricordano questi eventi è importantissimo per le istituzioni, per i ragazzi, ma per le famiglie tutte.